Buongiorno, sono Raffaele Montagnoli, presidente regionale FITA Piemonte e oggi, 27 marzo 2024, festeggiamo la giornata del teatro come in tutto il mondo. E siamo qui in Via Dego, che è la sede operativa di FITA Piemonte, associazione che insieme ad altre associazioni gestisce il centro di Via Dego. Via Dego 6 è un centro della circoscrizione 1 di Torino che è stato affidato, che viene affidato annualmente a delle associazioni di cui FITA fa parte per quest'anno. Stiamo parlando di Festa Nazionale del Teatro, cosa molto importante. Vi ricordo che teatro uguale pace. Perché teatro uguale pace? Perché il teatro viene rappresentato in tutto il mondo, gli autori di tutto il mondo vengono rappresentati in tutte le lingue in tutto il mondo. Ecco perché questo ci unisce. Allora, vi faccio vedere un attimo quello che è Via Dego, che è questa bellissima palazzina della circoscrizione 1, dove si svolgono tantissime attività, soprattutto attività teatrali, ma non solo. È una sede delle associazioni, ma di vario genere, non solo associazioni di teatro. È un luogo di incontro per tutte le persone che hanno piacere di partecipare, di venire qui per vedere spettacoli teatrali, per provare i loro spettacoli, per incontrarsi, per giocare a carte, insomma, un mucchio di cose che si riescono a fare, yoga, eccetera. Noi oggi parliamo comunque di teatro. FITA, che cos'è FITA? Federazione Italiana Teatro Amatori. FITA raggruppa 2000 associazioni in tutta Italia. FITA, la cosa importante in questo momento in cui è entrato in campo il cosiddetto RUNS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, FITA è l'unica che fa rete all'interno del RUNS. Ecco perché è importante FITA, ecco perché è importante essere associati a FITA e se volete poi maggiori informazioni cercatemi e ne parliamo. Adesso andiamo a vedere un attimino cos'è Via Dego. Andiamo a vedere gli spazi di Via Dego dove abbiamo una reception, quindi qui chiunque può entrare, chiedere informazioni, chiedere che cosa succederà, quali sono, gli avvenimenti che si svolgeranno durante la settimana, alcuni aperti al pubblico, altri aperti al pubblico relativamente, perché se giocano a carte, sì, chiunque può partecipare, però magari lo dobbiamo sapere prima. Se ci sono le prove, si possono assistere alle prove, le prove teatrali, intendo naturalmente, e abbiamo anche e soprattutto quello che è l'ecomuseo. Questo è l'ecomuseo in cui vengono allestite mensilmente mostre, ora vedete dei cartelloni forse con le mostre delle monete, vedete anche dei tavoli apparecchiati perché oggi, essendo la festa del teatro, faremo poi un piccolissimo party, ma piccolo, molto piccolo, con pochissime cose da mangiare, praticamente. Due bottiglie da bere, niente di più. No, si aggiungeranno ovviamente delle cose dopo. Nella sala inferiore, che adesso non staremo a farvi vedere, ma vedrete dopo nelle riprese, faremo invece degli spettacolini, dei brevi spettacoli, dei brevi intermezzi, delle interviste alle personalità che saranno presenti. Tutto questo per festeggiare il 27 marzo, ovvero sia Festa Internazionale del Teatro. Quello che vorrei chiedervi è andate più spesso a teatro. Il teatro è molto importante perché il teatro ci unisce, perché il teatro ci dà delle emozioni, perché
perché quando uscite da teatro, sia che sia uno spettacolo di professionisti, tra virgolette, ne abbiamo sempre meno, permettetemi la piccola polemica, sia che siano spettacoli di amatoriali come quelli che sono iscritti a FITA, andrete a casa senz'altro con delle grandi emozioni, con delle belle sensazioni e avrete voglia di ritornare a teatro.